Ragazzi, bentornati su Callisto Protocol. Andiamo avanti. Dobbiamo seguire Dani. Sembra che l'hangar stia ancora crollando. Bene. L'ascensore dovrebbe essere qua. Aspettate, ragazzi, ma qua potrebbe esserci qualcosa in realtà. Neanche mi fa correre. E infatti siamo stati premiati. Munizioni per fucile antisommossa. Beh, bene, bene, bene. Continuiamo a seguire Dani. Questa era una colonia, almeno in principio. Poi non sappiamo bene cosa sia successo. Il fatto è che Dani sa molte cose perché ha rubato... come si chiama quella cosa che hanno dietro al collo? Adesso non mi viene il nome. Ad Elias. Elias era una persona che era dentro... Si trovava a Callisto... da molto tempo. E quindi sa molte cose. Spero che il tuo piano non ci faccia uccidere. Quindi questo dovrebbe essere l'hangar di costruzione per avviare i lavori della colonia. Probabilmente sì. Posto giusto? Sì, ma non vedo l'ascensore. È rotto. Speravo avessimo fortuna, ma questo posto sta cadendo a pezzi. Ci saranno altri modi per scendere. Cerchiamone uno. Se la chiamano la luna morta, ci sarà un motivo, ragazzi. Qualcosa non ha funzionato qui. Nessuno ci è venuto ad abitare alla fine. È successo qualcosa di... non lo so. L'uomo avrà sbagliato qualcosa e... l'UJC si è concentrata su... la prigione di massima sicurezza in questa... in questa luna, appunto. Non sappiamo cosa abbia fatto la Terra. Che cosa ci sia. E ora ci rivediamo, come al solito. Ok. Ragazzi, state notando che dopo una primissima fase, che è durata anche abbastanza, di gameplay puro, adesso ci sono più scene scriptate, un po' più di regia. Vediamo, vediamo dove andrà a parare il buon Callisto. Sono curioso. Buio totale. Ok, prima abbiamo trovato munizioni di questo. Mettiamoci sempre lo schioppo. Qua si può andare, immagino. Yes. Spero di trovare... ok. Altre munizioni per fucile antisommossa, ragazzi. Un po' mi puzza la situazione, Credo che il fucile, conoscendo il game design, dovremmo usarlo molto presto. Sì, sto bene. Ci è mancato poco. Ti avevo detto di stare attento. Già, certo. Non c'è niente qui.
Però aspettate, perché qua si può andare. Ma non c'è nulla. Momento, ragazzi. Ovviamente è importante trovare il più risorse possibile. Qui dove si va? No, sapete che forse questa è la strada giusta, principale, dove devo andare? Potrebbe essere. Sì, sì. Ho trovato una scala. Sto scendendo. Wow. Però così sto facendo semplicemente il giro? No? No. È giusto. Non si vede nulla. Ok, si scende. Vai, Jacob, senza paura, mi raccomando, eh. È qua, ho trovato il tragitto di servizio. Ho sentito un bel... un bel infetto che urlava. Allora. Oh. Wow, 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 calma, calma, qua crolla tutto, signori. Permesso? Eccola lì. Beh, bella questa scena. Quando parlo di scena parlo di, ovviamente, della messa... della messa in scena, di tutto. Non ne avevo dubbi, ragazzi. Questa era questa cosa era proprio scritta nel firmamento, nelle stelle proprio. Wow. Bellissimo, non ci vedono questi infetti. Sono super pericolosi. Sembrano almeno. Eccolo. Nuovo tipo di infetti, ragazzi, eh. Non sembrano vederci. Ah. Non posso ricaricare. Ok, ok, ok. Con calma. Con calma, ragazzi. Adesso lo faccio. Senza problemi, senza problemi. Avevo il... come si chiama? Il fucile antisommossa subito. Vieni, vieni. Ok. Che cosa cazzo è? Dai. Non so come, ma ci sono quei cosi anche là sotto. Però diversi più antichi e reagiscono. Se mi senti, provo a raggiungere il trasporto. Avete visto, ragazzi? Questi sono presenti qui da molto più tempo. Molto strano. E guardate lì. Cosa avremmo potuto utilizzare a nostro vantaggio, ma che non abbiamo notato nel nostro gameplay, purtroppo.
Avrei potuto risparmiare risorse importanti, ragazzi. Mannaggia la miseria. Veramente un gran peccato. Ok. Quindi loro non vedono. Sembra una... una citazione ai clicker, un pochino. Perché questo non me lo fa prendere? C'è qualcosa che luccica. Ma niente, vabbè. Ok. Possiamo andare, credo. Sembrano un po' i clicker di The Last of Us, eh? Anzi, sono praticamente uguali. Non esteticamente, ma... esteticamente i clicker sono anche più belli, devo dire. Per quanto la risoluzione e queste... e questi modelli comunque siano ben fatti, eh? Ok. Suggerimento, muoviti silenziosamente. Con loro... conviene, in effetti. Mi ha visto? No. Qui c'è qualcosa di importante. Ok. Xian Yun, dobbiamo ricordarci. È importante sentirlo, quello lì. Ragazzi, non so dov'è. Qui c'è una cosa importante che abbiamo visto sulla mia sinistra. I pungiglioni. Qui non c'è niente. Guardate questi. Sembrano incrostati al muro addirittura. Sembrano un po' appunto dei funghi. Ovviamente cosa che non dovrebbe essere. Ma guardate quanti sono. Questi sono qui da chissà quanti anni. E hanno raggiunto uno stadio impressionante. La musica mi sta piacendo parecchio. Di accompagnamento è pazzesca. Qui ci sono tantissimi pungiglioni. Ok, ma secondo voi, la mia domanda è... forse non... non ci conviene passare... e andare via? Non sarebbe la cosa più intelligente da fare? Forse sì, forse no. C'è un unico problema. Non ho potuto prendere delle risorse abbastanza... via, via, via. Sono bloccato. Ok. Ok. Sono vivo. Sono vivo e vegeto. Grazie. Scusate ragazzi, ma qua bisognava agire un po' da... in maniera intelligente. Qui ci sono delle tute. Questo posto è ridotto molto peggio della prigione, molto peggio anche dei sotterranei. Ok. Munizioni per schioppo. Lo sapevo. Vediamo se ci dà la cura in quest'altro, scommettete? Sì, ovvio. È successo tipo 6 volte, non sto scherzando questa cosa. Schema pistola tattica, altra arma sbloccata, signore. Ok. Allora, aspettiamo un attimo perché dobbiamo sentire... eccolo qui, questo dovrebbe essere importante.
è qualcosa che parla di questa situazione nel sottoterra, ok? Diario missione 001, parla il dottor Yun. Siamo arrivati al vecchio hub di trasporto. È stato sigillato come una tomba per 75 anni. I dati preliminari sono inconcludenti, ma non c'è prova di una breccia nella zona di contenimento. Ne mancano altri due per continuare. Spero di trovarli, ragazzi, perché questa, secondo me, è la chiave per capire come è iniziato tutto, probabilmente. Non è partito dagli esperimenti svolti lì nella prigione. A quanto pare, eh. Non ne ho la sicurezza, ragazzi, perché purtroppo la scrittura della trama di Callisto non mi sta facendo impazzire. Ok, qua non c'è nulla. Qui neanche. Vero? Esatto. Ah, eccolo, meno male. Che c'è qui? Oh! Che mi ha dato niente? Poi vedete gli oggetti. Ce n'è uno qui che brilluccica e non me lo fa prendere. Che palle. Ok, andiamo. Stavo per dire, questa cosa è bellissima, ragazzi. Si sono svegliati gli altri? Sì. Direi di sì. Ah, e mi vedete subito. Ok. Ce ne sono altri, credo, ragazzi. Oh, questo me l'ero dimenticato. Bastardo. Ok, munizioni per fucile antisommosso. Ok. Le ambientazioni mi piacciono veramente tanto, la gestione delle luci è perfetta, ragazzi. Io non capisco come si faccia a dire che questo sia un gioco terribile, cosa che è assolutamente falsa. Cioè, tra gioco terribile e gioco buono comunque ce ne Il passa, tampone eh. da Terribile è sigillo. troppo. Ok. Qualcuno dice che è un gioco terribile. La maggior parte delle persone che hanno un minimo di coscienza e di, come posso dire, di analisi approfondita di qualsiasi titolo che abbiano giocato, oggettivamente non si può dire che è un gioco terribile. È assolutamente un buon gioco. Assolutamente. Allora, abbiamo sbloccato la pistola tattica. Eccola qui. Pistola tattica per operazioni speciali UJC, preferita dagli ex ufficiali militari per il rinculo ridotto e per la cadenza di fuoco elevata. Basata sulla piattaforma delle armi modulari UJC. Costa 600. Ah, però abbiamo da vendere questo, questo e basta. Siamo a 1200. No, perché sei uscito UJC è qui per Jacob? voi. Vogliamo provarla? Oppure potenziamo. Madonna. Ah, 1800, non ci arriviamo. Anche se potrebbe essere buono questo. 2007. Niente, ragazzi. Stabilità. 1200, costano tanto, costano tanto.
Però questo può essere buono. Più capacità del caricatore. Per il pompone. E ragazzi, quasi quasi questo me lo sparo. Ispezionare la stampante. E poi ci facciamo la pistola tattica, senza problemi. Però l'area di assemblaggio. Caricatore per il pompone è ottimo. 351, ce ne servono altri 300. Ok. Andiamo avanti per il nostro corridoione. Oh, stai calmo. Ok. Buoni di Callisto. Ah, ma qua si può passare, eh? Occhio. Occhio perché abbiamo due strade. E credo che purtroppo questa sia quella principale. Madonna. Pure nelle pietre, ragazzi. Assurdo. Comunque c'è stata abbastanza varietà. Abbiamo visto la prigione, abbiamo visto l'esterno. Stiamo vedendo il sottoterra, abbiamo visto l'hangar. Ragazzi, il lavoro c'è stato. Non so quanto manca alla fine, ma... Comunque è stato tutto molto credibile, molto ben studiato artisticamente. Mi è piaciuto. Ok, altro checkpoint. Là si combatte forte, ragazzi. Là si combatte forte proprio. Ah, convertitore energia intatto. Sarebbe da tornare indietro e fare la pistolina tattica. Ok, studiamo un attimo l'ambiente. Ci sono dei pungiglioni a cui attaccare i nemici là. Sono ben tre. L'abbiamo anche qui. E anche questo dà molto fastidio. Ho visto già arrivare dei nemici. Ah. No. Me la so giocata malissimo, ragazzi. Ok, rifacciamo direi, eh. Ok, avete visto? Non riuscivo ad attaccarli ai pungiglioni, quelli in alto. Però ce n'è uno basso lì, eh. In realtà si potrebbe fare qualcosa di studiato. Però prima ci dobbiamo togliere quello, secondo me. Esattamente. Ok. Vediamo che succede. Uno è uscito da lì. Non so se mi hanno visto. Quanti cazzarola sono? Wow. Sono tantissimi. Ah, che fai? Vieni qui? Sto cercando di osservarli. Voglio vedere se... No. Sentono ogni minimo rumore, guardateli. Ma via qua, va. Ma te vuoi attaccare?
Io ti avevo colpito a te, eh. Vai giù. Anche tu. Volevate fottere con il Jacob sbagliato. Non sono riuscito ad attaccarli agli spuntoni. Oh, quante cose belle. Allora. Qua. Facciamo di questo. Tra l'altro guardate qui che c'era. Questo qui poteva farli esplodere tutti in un secondo praticamente. Questo ce lo prendiamo. E qua c'è un'altra registrazione, credo, del tipo che vi dicevo prima. Sì. Diario, missione 2. Andiamo a sentire. Diario, missione, integrazione. Parla il dottor Yun. Sono usciti dal nulla. Hanno ucciso Sunny e Warren. Devono essere scappati da Arcade. Intrappolati per decenni. Evolvendosi, adattandosi nell'oscurità. Contattato Mahler e richiesto un'evacuazione immediata. Spero mandi presto rinforzi. Ok, quindi sono scappati. E si sono evoluti per decenni. Da quant'è che va avanti allora sta porcata? E poi non mi rimane chiaro ancora quale sia il motivo di questi esperimenti, se qualcosa è andato storto, magari per una buona causa, ma ne dubito che fosse per una buona causa che hanno sbagliato qualcosa. Mi dispiace tanto non poter approfondire benissimo la trama, perché veramente tanta fatica con il tipo di scrittura. Signor Glenn Schofield, mi scusi. Ricordo che Glenn Schofield è il director del gioco. Che non lo sapevo. Ma lasciami perdere. Mortacci tua. Allora, aspettate che là c'è la pistoletta tattica. Grazie. Non la userò ancora. Andiamo. Tra l'altro, tra poco devo... Dobbiamo salutarci. E qui? Spero che non sia la strada principale. Si scende. Però abbiamo questo. Un altro iniettore. Andiamo prima qui. Beh, in questa fase del sottoterra abbiamo trovato anche... Ah no, non si va? No. Dobbiamo scendere, ragazzi. Ok. Stavo dicendo, abbiamo trovato anche strade secondarie e in questo caso non le abbiamo trovate, quindi... Ah, ma io ti sento. Ti sento. No. Sono stronzo. Oh. Scusa? Scusa, ma quanti colpi ha resistito? Ma pazzo. Non me ne ero accorto. Scusate. Non me ne ero accorto. Munizioni per fucile antisommossa. Siamo a 20 per l'antisommossa. Ok. Munizioni totalmente... Ce l'ho pure dietro? No. Vieni qua. Guarda, sto correndo, vieni.
Vieni, vieni. Voglio vedere se tu ti attacchi. Ah, proprio così? Io credo ce ne sia un altro, eh. La musica in questo punto del gioco è veramente stupenda, ragazzi. Io non riesco più ad attaccarli agli spuntoni, eh. Saliamo. Niente, io non lo so perché. Mi sarò rincoglionito, ragazzi. Ok. Qui c'è una piccola fase in cui siamo safe e ora non lo saremo più. Ah beh. Qua è pieno zeppo. Che dite? Sarà pieno zeppo? No. Mica. Ma si può fare un po' di stealth secondo voi, signori? Aspettiamo un attimo, aspettiamo un attimo. E oh, questo che vuole? Che si avvicina così tanto? Sapete che io non credo si possa fare stealth su di loro? Voglio provare, eh. Si può. Si può, ragazzi, si può. Mamma mia, quanto ho rischiato. Devi essere perfettamente dietro. Ne sono altri due. Ah, sono di più. Sono almeno quattro. C'è quello però. Ok, ragazzi, con calma e circospezione. Si può fare, si può fare. Piano, piano. Un po' di stealth mancava. Aspettiamo che passino. Erano 5 addirittura, erano 5. Si sono avvicinati molto di più, eh. Questi si sono bloccati. Questo mi scopre. Ok. Dovevano scoprirmi in realtà, li ho assassinati troppo vicino. Allora, in realtà l'intelligenza artificiale non fa cagare nel gioco. Però forse con questo tipo di nemico se la sono gestita un po' troppo per favorire lo stealth. Un po' troppo. Perché avendoli uccisi da vicino quei due, l'altro doveva scoprirmi, ragazzi, necessariamente.
Per questo torno a dirvi che è un action puro, ragazzi, c'è anche lo stealth che aiuta molto. Molto meno sopravvivenza. Ok, è andata. Però, ad esempio, a me le fasi stealth piacciono, per quanto sia... non sia forte a farle. Ah. Ok. Vediamo se c'è qualcosa al volo. Quindi, stavo dicendo, non è pessima. Oh, ma c'è un nemico? Vero? Mi sembra di averlo sentito. Non è pessima come sequenza di gameplay, anzi. Qua ci prendiamo tutto. Non si lascia niente. E siamo arrivati qui. Ah, ma qua si continua, aspettate. Ha visto? Direi di sì. No, no, tu devi morire subito proprio. Cambia arma, Jacob. Che cos'è? Ah. Ok. Si è mutato. Perfetto. Ammazza, ragazzi. Oggi l'episodio dura anche sensibilmente di più, eh? Beh, un bel episodio comunque. Non è stato male. Che dite, questi ci daranno fastidio? Ma qua c'è un'altra strada addirittura. Aspettate, aspettate, aspettate. Ti prego, dimmi che non sia la strada principale questa. Ah, è bloccata tanto, vero? Ah, trova la tessera dei tunnel. E allora sarà di qua, ragazzi. È la strada principale. Vamos, Jacob, vamos! Ragazzi, voi come state? Tutto a posto? Le orecchie vi fanno male? Ho urlato troppo? E qui si può vendere. E ci facciamo la pistola tattica. No! Sì, sì, sì. Invece sì. Ok. Dov'è? Eccola qui, pistola tattica. E dobbiamo sbloccare anche un'altra arma, ragazzi. Liu Jiezi mi ringrazia per la produttività. Ok. Perfetto. Allora, ragazzi, voglio vedere un'ultima cosa. Ah, il 2 l'abbiamo sentito, se non sbaglio. Ok, manca il 3. Ragazzi, che dire? Ottimo episodio, mi è piaciuto tantissimo. Ci vediamo nel prossimo, che arriverà ovviamente domani. Ciao ragazzi, vi voglio bene. Ciao ciao.